E saltare stanze. Bella idea. Norri. Bene, bene così. Norri. Norri. Ehi, ti ascolto! Ah, scusa. Fai 5 minuti di Cook. Sto avviando Cook. Sì. Cioè, non è neanche da chiedere, già. Hai reso felice Martina. Ragazzi miei, quando si parla di Cook. Cioè, felici. Sei 1151esimo. Cosa sta succedendo nella mia chat? No, guarda, ho una bambina felice a fianco, vestita col trucco da scheletro, ma è una bambina felice. Da scheletro di... 5 de Mayo. No, No, Dia del Muerto. Dia del Muertos. Si sta variando. Mi sta interessata la lingua. Vi ho messo una foto di me truccata in questo modo su Telegram, quindi per chi è curioso se lo può andare a vedere. Recupereremo. Ok. No, Mike, a che punto sei? Utero 1. Per dire, sono utero 1. Sei utero 1. Allora, intanto andiamo verso il 115 per non perdere la buona abitudine creata da Edo. Ed è il momento di... Dove sei? Dove sei? Tururu. Ognuno Ho il mio per cook, esatto. suo. Allora, proprietà matematica del 115, pronti? Natti. Non sento gli altri. Ok, Go. Con questo vado. entusiasmo. È un numero dispari. È figli. È un numero composto con i seguenti divisori. 1, 5, 23. Poiché la somma dei suoi divisori è 29, è un numero difettivo. Logico. È un numero tridecagonale. Palese. È un numero non totiente. Che è questo ormai? Ormai siamo esperti, eh? Ormai abbiamo imparato tutto della totienza, per In dire. base 10 è divisibile per il prodotto delle sue cifre. È un numero semiprimo. Segni. È parte delle terne pitagoriche, perché 69, 92, 115. Per dire, eh? 115, 252, 277. 115, 200, 115, 276, 299. 115, 1320, 1325. 115, 6612, 6613. Mi sembra giusto. È un numero fortunato. Io devo ancora capire cosa significhi E con matematicamente. numero fortunato si intende un numero neutrale, scusatemi. Perché sono quelli malvagi, quelli caotici. È un numero naturale, anzi, scusatemi ancora. Sto È rigenerando. un numero naturale in un insieme generato da un crivello simile al crivello di Eratostene, Era che Tostene. penso Io superi i primi. sono abbastanza sicuro su Eratostene. Eratostene, perfetto. E Poi. perché è fortunato in tutto Il ciò? Perché cranio era tosta e ne mortale c'era della più. fascia principale del sistema solare. Ed ecco l'immagine di Final Fantasy. E il numero atomico dell'unum pentio. Pentium. Nome sistematico dell'elemento temporaneamente assegnato dallo IUPAC. Ah, io. E poi Tupac, il fratello alcolizzato di il Tupac. corpo nazionale dei vigili del fuoco in Italia. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Basta. Quella di Mac, ma non ci sono. Fratello alcolizzato di Tupac. Cosa? Se lo Yupak è il fratello alcolizzato di Tupac. No, Norri, non mi Non può mi puoi permettere. insultare lo Yupak, però. No, è stato Mac, però mi ha fatto ridere Sono molto. stato io a insultare lo Yupak. Per dire, eh. Ah, Mi sta mentre anche un io po' sul culo, guarda. Se incontro uno dello Yupak, ci piscio addosso. Ecco, tutto lì. L'ho detta Martin, tutta ma la adesso. vita sociale A no, capire eh? quanto mi sta sul Che culo. pretendi? Eh? Chi? Lunedì Cosa? sera, pretendi Tutto un anche la vita casino. sociale, zana bianca. Ma no, infatti. Perché dovremmo? Di numero award. Ah, chi lo dice? La sto giocando a One Finger Punch mentre aspetto. Ah, ok. No, ho sbagliato lo sushi, Norri! Lo so. A un certo punto mi si sono incrociati gli occhi, allora ho premuto cosa a caso.
Ciao da, ah, da Clark, ti ho salutato, scusa. Lo UPAC è un tipo di nomenclatura chimica che indica il numero di atomi in una molecola. La UPAC è femmina. Ah, scusi, Still. È come la lore, la trena a fanculo. Comunque, carei addosso comunque se l'ho incontro per strada, per dire. La signora UPAC, però. No, Tarcisia UPAC. Minchia, Tarcisia. Tarcisia UPAC. Però forse Tarcisio è anche per... non lo so. Tarcisia è peggio, perché credo che ce ne esista, se va bene, forse ce n'è uno in tutta Italia, in tutto il mondo anche, ovviamente. Tarcisio ce n'è, tot. Ho cannato tutto, sto giro. Oh, raga, ma mi hanno cambiato i comandi sulla tastiera. Ho il cervello sfasato di un tasto a sinistra. In pratica devo premere E e premo W. È una cosa pazzesca. Ho il cervello sfasato. Sì, ma... boh. God, la tocca piano. Ma lo U-Pack? Dello Strat-Pack? La chimica mi stavo persegue. Stavo cercando una cosa cattiva da dire, ma non la trovo, non sono in forma. Cioè, dopo questo facciamo... Ultimate Chicken Horse. E volevo chiedere, proviamo a fare senza la chat, che secondo me ci arrivano cose più sensate per la costruzione dei livelli fighi. Senza offesa, sì, cioè. Cosa? Vabbè, ma cioè, senza chat mi spiace per no, loro. È che in realtà più che altro si perde la chat quando diventa, cioè, l'unica cosa che compare in chat sono nomi. Però sono anche le votazioni degli oggetti. Sono solo votazioni di oggetti, questo intendo dire. Non c'è discussione. Ah, in quel senso, sì, ok. Proviamo, al limite poi facciamo un turno con loro. Toro, come senso? Intanto sono ancora a utero 1. Ancora? Come prima, sì. Come cazzo è possibile? Non trovavo l'uscita. Ci ho messo un po' a trovare l'uscita. C'è chi c'è morto, eh? Ok. Perché se dura se pure il Fab Cook Delicious. Sì! È per te questa, mi sa. Sì. Cosa hanno detto? Scusate, me la sto pescando. Nota, perché anche il One Finger Death Punch mi piace tantissimo. Ha detto perché se durla se puoi se cook delicious. Esatto. Peccato che non funzioni nella vita reale. Posso mettermi tipo in piazza? No, vado tipo a ballare, mi porto il portatile e mi metto a giocare a Cook Save Delicious. Tempo 3 secondi, stormo di fichi attorno a me. Cosa? Dancing Norotus in live? Yes. Fremi, devi chiamare. Se il livello di sexitudine si calcolasse con Cook Save Delicious... Vabbè, a quest'ora sarei circondato. Avremo un Latin Lover. No, un Korean Lover. Hai ragione, ho detto. Hai ragione. Mi è uscito il coreanesimo così. Non potevo coreanesimo. Mancano 18. Il coreanesimo all'improvviso. Coreanesimo e libertà. Lo sapevo. Nuova epoca, già la sala. Questa non me la sei un po' razzista, però. Dici? Sono un pelo offeso. Riempiamo di sake i boccali. Dai, Norri, ti manca una stella. Dai. Mi chiedono se ho mai pensato al primo ristorante. No. Mi spiace, ma no. No, ah, però facendo Overcooked ieri c'è stato un momento in cui eravamo talmente collaborazionisti e collaborativi e collaboratori. Sì. Mai, abbiamo fatto cagare. Un secondo lo siamo stati, tipo. C'è stato un attimo e quello momento ci siamo detti, potremmo aprirlo al ristorante, poi basta, è passato. No, ci siamo ripresi velocemente. Ci siamo ripresi subito. Dovremmo mettere su un gruppo. Mettiamo su una band. L'orchestra simpatia. L'avete mai visto che in giro ci sono quei gruppi? C'è sempre il gruppo Tristezza che si chiama tipo Orchestra Simpatia. Male di notte. Fantasia. Simpatia. Quei nomi sia abbastanza. L'orchestra Simpatia, esatto. Anche l'orchestra Fantasia ci sta molto tra le cose triste. Fantasia tra di noi.
ci sono non capisco se io mi fermerei una volta nel momento in cui qualcuno mi dice ma no chiamiamo l'orchestra simpatia farlo smettere subito ma nell'immediato cosa sta succedendo? Sta facendo la pasta, no? Harry e Martina ha avuto un momento di emozione. Infatti non posso mai invitare la gente per due spaghetti veloci in casa, perché è una tragedia. Perché sennò provochi bagnamenti. Mi inondano la cucina, poi. Esatto. Devi mettere mettere un telo trasparente per terra. Eh sì. Ci smetto il chicken bacon, red peppers, mash, spinach. Tutto! Dimmi che ci vuole tutto! Orchessa simpatia. Orchessa simpatia. Non so quando siamo simpatia. Orchessa simpatia mi piace. Chiamerò il primo prossimo orco in GDR che faccio. Chiamo simpatia. Lo chiami simpatia. Orchessa simpatia. Ma i nomi che abbiamo dato ai nostri personaggi su Eve. Abbiamo Norotus Baguette e... Il tuo era sempre un baguette di cognome, ma non mi ricordo. Joyeux Baguette, una roba del genere. Joyeux Baguette, baguette gioiosa. Sentiamo... Sono i fratelli Baguette e non mi ricordo. No, non era Joyeux. Ah, ma stai giocando anche te a Eve? Eh? Stai giocando anche te a Eve? Ogni tanto sì, succede. No, io non ci ho più giocato. Ogni tanto però. Capita. Ogni tanto capita. Sì, no, sì, ma anch'io... Adesso aspetto che diventi... Gratis e ne riparlo. Ho sbagliato. C'è un po' di Heaven and Heart così ogni tanto quando capita. Quello sì. Spice. Ma mi vuoi dire che non esiste un porno chiamato Overcook? No, al massimo c'è un porno chiamato Overcook. Overcook chi è il protagonista? Cosa? Chi è il protagonista di Overcook, tra l'altro? Norri. No, lasciatemi farlo sai. Tagliere. Anche i fratelli Baguette ci sta in questo senso. Anche i fratelli Baguette. I fratelli Baguette, sì, in effetti ci sta, ci sta. Ah no, sono i fratelli Aldini, palesemente, con la mezza runa. La mezza runa. Sì, scusate, citazioni da manga giapponesi. Qualcuno chiede, ma Edux dov'è? Edux in questo momento non può ricevere. Figa. Posso riassumere tutto così. Cosa? Ho riassunto perché non c'è. Perché non c'è. Non ho sentito. Ho usato quattro lettere. Non più ridere, ah, ho capito. Coca, ma adesso sono preoccupato per... È vero. Non è facile incontrare gli amici dell'altra persona. Può essere una tragedia, secondo me, sotto certi punti di vista. È vero, parliamo di quest'uomo che ha incontrato la famiglia. Ah no, è la famiglia sarebbe tragicissima. Che è peggio. Sì. Gli amici peggio dici. È sì, peggio molto peggio. Sì, perché di base la gente alla famiglia non dà molta retta, agli amici sì. Quindi se la sua migliore amica gli dice che è un coglione... Ma io me ne sono sempre sbattuto. Non è mai successo in realtà, però vabbè, comunque. Non è mai successo che no, scherzo, volevo fare una battuta. Esatto, serpente giovane, esatto Mario. Però no, non lo so, secondo me è peggio con i genitori. Anche perché, no, perché se tu incontrare i genitori al tuo ragazzo è anche normale di solito. No, però vabbè, nel senso, in ogni caso, io stavo parlando... Inteso come incontrarli proprio. Ah no, incontrarli ok, è peggio. Beh, cazzo. Sì. È molto più difficile incontrare i genitori che gli amici. Sì, con gli amici basta essere un po' naturali. Poi se sei un figlio di puttana, lo sei e lo rimani, non c'è poco da fare. Però ci prova. Almeno ci prova. Ho trovato, ne esiste uno thailandese di porno chiamato Overcooked. Overcook. Overcook è un porno thailandese, a quanto pare. Ciao Argon. Ciao capo. Oh, ciao Argon. Capo? Sì, lui è sempre il capo supremo. Mentre il capo della... È lui il boss di Mac. Dimmi. Dove cazzo sei? Battendo i clips. Come stai battendo i clips? E non faccio danni. Come a parte alla nostra anima.
senza offesa. Basta al vostro cuore. Sì, al nostro cuore. Ho 3,62 di danni, perché ho preso un cuore per sbaglio tempo fa e non sono riuscito a togliermelo. Mai. Sì, ma non hai incontrato Shadow. In che senso per il sottobosco, God? E a quello che avevano detto del nome del porno nel sottobosco della mia fantasia? Perché ci dice un'attrice per il sottobosco? Attrice per il sottobosco, non lo so, una che non si depila, che ne so. Eh sì, deve essere attinente. Spiega, God, che non comprendo. Ce l'ho fatta. Buongiorno, quante cose belle. Non so se sta cambiando la stagione ed è quello che mi frega, ma ho un appetito di sto periodo che non è sottovalutabile. Libanese granatella. Io sono a dieta. Libanese? Ok. Quello che dicono tutti. Eh no, piuttosto. Purtroppo è vero. Sottobosco uguale Underwood? No, va bene. Credo che voglia dire... No, non capisco la traduzione così letterale. No. Sottobosco. Non credo sia così letterale, diciamo. Ciao Luca. Ah, preso da Mac, ci avvisi cosa sei verso Satana. No. Oh Satana. Oh mio Dio. È molto meno patriottica se canti così. Vedete. Oppure dipende dai punti di vista, in realtà. Beh, non credo ci sia un punto di vista nel quale vada bene tutto ciò, devo dire la verità. C'è chi lo adora. Stiamo sempre parlando di Satana, vero? Certo. Ok. Assolutamente. Se c'era un modo di poterne uscire, in realtà noi ce l'abbiamo buttata. Vabbè. Io compro gli anni troppo presto per festeggiarli a scuola, tornando alle elementari troppo tardi. No? Non ho capito, scusate, mi sono perso un pezzo di discorso. Arrenditi! Fai prima a morire! No! No! Vincerò. Uccidetelo! Uccidetelo! No, andremo avanti. Partire i cori da stadio. Andremo avanti forever and... Ora capite la mia disperazione quando facciamo le coppe, voglio solo vederli morire male. No. Che poi sembra un bastardo. Capirla. Continua a non capirla e non la capisce neanche la gente che ci sente. Infatti. Non sto capendo. Un giorno questo ti tornerà tutto indietro, sappilo. Come un boomerang. Chi è che diceva quella, che ha detto quella frase? Un giorno ti tornerà tutto indietro come un boomerang. Dove l'ho già sentito? Boh. Coso? Crocodile Dundee? Ace Ventura? No, non credo. Credo che stiamo tutti puntando ad altri riferimenti culturali. Era una frase vera, nel senso, detto da qualcuno... Ma tipo Sgarbi, non era Sgarbi, no. Quello era Richiami Raccomandati. Bossoletti. Non lo so. Malgioglio? Voi che ne pensate delle leggende? Malgioglio! Ce lo vedo, eh! Quello ci stava, tutto sommato, ma... No. Magalli! Non è che può dire proprio tutto lui, sempre solo lui. Piero Angela? No. Alberto Angela. Alberto. Era sicuramente Alberto Angela. Ecco, pronunciato Alberto Angela e siamo tratti di nuovo. Dicevano, voi che ne pensate alle elezioni dell'8 novembre negli Stati Uniti? Quello, guardatevi South Park, più o meno avete la mia opinione. Quello che pensi te della situazione? Una votazione tra il Tard Sandwich e Big Douche. E Giant Douche. Devo vederla ancora, non l'ho ancora vista. Fa schiantare. Per di più hanno introdotto le Member Berries, che sono in pratica grappoli di uva, che fanno nient'altro tutto il tempo che parlare. E dire cose tipo: oh, ti ricordi Jabba the Hutt? Oh sì, io mi ricordo. Te lo ricordi che figo che era? Quindi tutte le cose del passato che erano belle, che sono state rovinate con remake o con le cose attuali, per far tornare nel passato gli americani e quindi farli sentire patriottici e farli votare Trump, che in questo caso è rappresentato da... Sì.
Ma tu che hai visto la puntata, Norri? Sono un pelo di parte South Park o come al solito in sud? No, no, entrambi, cioè. Anzi, cioè, perché Trump lo fanno fare da... da coso? Da Mr. Garrison. Che si rende conto che non hanno un piano per andare a governare, anche se sono avantissimo nei sondaggi. E allora fa parlare alla gente, agli elettori, dicendo: non votate per me, votate per lei, perché io non so davvero che cazzo fare. Vabbè, e lei, sì, e lei risponde dicendo quello, con il consiglio che le hanno dato il suo entourage prima della del dibattito, dicendo: se l'accusa di qualcosa, dica che il suo avversario è uno che mente, non si può credere a quello che si dice. E quindi lei gli rimanda indietro la palla dicendo: sta mentendo, non è vero, come dire, quindi votate per lui. E c'è Garrison che si picchia la testa dicendo: perché deve essere proprio lei? Come dire, tra tutti i candidati che c'erano, perché proprio lei? She's so a giant douche. Quindi no, ci danno pesante da tutte le parti. Perché così, cioè, non è una votazione in realtà, Come sceglie tra un panino la merda e uno stronzo gigante, come dicono loro. Piacevole. È così che la mettono, eh? Ma poi alla fine qualcuno li vince le elezioni? Siamo ancora in corso. Ah! Siamo a metà stagione. Ma è a più puntate, eh? Sì, è puntate. Tutta la stagione che... Perché ormai fanno le stagioni con un filo conduttore abbastanza sensato. Cioè, per quanto possa essere sensato. E quindi sì, sta ancora continuando. Credevo fosse una... Tornerà dietro come un boomerang, la dice Zucchero, dicono. Ah, è vero, bravissimi. Cioè, quasi, è con Magalli allora. Bravissimi, ricordo perfettamente la scena, bravissimi.